anche se formalmente non presente come socio di maggioranza, vieta il finanziamento ai sistemi politici, non solo ai partiti, ma anche ai movimenti, ma anche alle correnti, con una norma che prevede. Ho i miei 5 minuti, Presidente. No, lei Perché? ha parlato a titolo personale perché ha parlato prima il deputato Richetti. Come relatore? Non ha No. precisato questo, Va deputato, mi bene, concludo dispiace. allora, magari lo riprendo dopo. L'effetto del vostro emendamento è di depenalizzare questo tipo di dazioni vietate dalla legge del 1974. Grazie. Allora, deputata Grillo. Sì, grazie Presidente. Io voglio solo dire che con questo emendamento, in cui c'è un punto importantissimo nel quale noi diciamo che società o aziende che ricevono soldi pubblici non possono finanziare fondazioni che sono collegate ai partiti, perché per esempio la Fondazione Open riceve soldi dalla Casa di Cura Villa Garda, dalla Casa di Cura Ruggiani, dalla Casa di Cura Villa Iberico, dalla Casa di Cura L'Eremo di Miazzina. Allora, io ho guardato solo due di queste case di cura per il poco tempo che ho avuto a disposizione, sono entrambe due case di cura accreditate, quindi ricevono soldi al Servizio Sanitario Nazionale. Adesso io mi chiedo, quando io sono in una regione e devo fare una programmazione e devo ridurre dei posti letto, e tra quella riduzione di posti letto c'è pure la casa di cura che mi ha finanziato la fondazione collegata a me, come mi comporterò nei confronti di quella casa di cura? Allora io dico ai nostri colleghi, forse loro pensano che tutti gli italiani sono dei perfetti idioti, purtroppo gli italiani l'hanno capito che c'è questa commissione vergognosa che penalizza chi non è nel Concluda. vostro Olimpo e voi continuando a fare così perderete tutti i voti e la fiducia di chiunque in qualche modo ha anche finalmente Grazie, depositato deputata. in voi. Grazie. Deputata Diani, prego. Presidente, intanto una precisazione, questa non è una proposta di legge del Movimento 5 Stelle, noi l'abbiamo copiata al PD, l'abbiamo copiata alla vostra senatrice Lanzillotta, quindi è una proposta che soprattutto parte da qualcuno di buon senso vostro. Allora, in questo caso che cosa chiediamo? Chiediamo semplicemente trasparenza. Voglio smentire il collega Cecconi che diceva che non capisce il motivo per cui voi siete contrari a questo. Noi siamo invece convinti che voi lo facciate di proposito, lo facciate consapevolmente perché volete tenere tutto nascosto e tutto oscuro. Perché è vero come è vero che interviene la magistratura, ma la magistratura interviene purtroppo quando ormai è troppo tardi e i danni sono irreparabili. Quindi il Partito Democratico si assumesse la sua responsabilità. Che non vuole una legge sulla trasparenza delle fondazioni dei partiti. Ed è questa la verità ed è questo che deve uscire da quest'Aula. Grazie. La ringrazio. Adesso